Poco più di un quarto d'ora all'inizio delle partite, ovviamente noi avremo i fari puntati su Fiorentina-Chievo, ma non ci dimenticheremo neanche di Siena-Atalanta, che è una partita estremamente importante per la squadra di Beppe Iachini, perché approfittando dello 0-0 del Palermo di oggi contro il Torino, in caso di vittoria il Siena potrebbe davvero dare una quadratura tutta diversa a questo scorcio finale di stagione. Io continuo a non spiegarmi una cosa per il Siena: perché fanno tutti ricorso per cercare di avere e ottengono qualche punto di penalizzazione, il Siena stia costantemente fermo e non faccia assolutamente nulla. Non lo so, è un dubbio che non riesco a spiegarmi e che nessuno a Siena è riuscito a spiegarmi. Fai la vipera tu adesso, scommetto che fai la vipera tu. Faccio la vipera, infatti. Stanno fermi perché forse un certo signor così, Conte gli dice: oh, mi raccomando, state un pochino fermi. Viperissima. Posso aggiungere un'altra cosa sul discorso che facevamo prima di Montella, Gonzalo? Ora poi si prende Gonzalo, nessuno ce l'ha con Gonzalo, anzi. Ci mancherebbe altro. Stiamo prendendo degli esempi che sono arrivati così dalle partite. Non voglio allo stesso tempo difendere Montella in toto, perché sicuramente le sue responsabilità ce l'ha. L'unica cosa che dico a mo' di critica costruttiva, se posso permettermi, nei confronti di Montella, è quella casomai che su certi aspetti, su certe scelte, proprio parlo singole, di singoli, sia anche fin troppo permissivo, cioè non un problema così grosso. Quattro sconfitte di seguito in trasferta. Ben arrivato Vittorio Betti, ben trovato. Buonasera a tutti. Vittorio, ti aspettavo per darti tutta la mia solidarietà per quello che è successo ieri a Milano. Rizzoli, ecco, bravo. Facciamo vedere. Un disastro. Rizzoli è un disastro. Io volevo proprio affrontare, visto che è arrivato Vittorio, il problema degli arbitri anche in vista delle partite di stasera. Abbiamo assistito in due giorni a due arbitraggi scandalosi, scandalosi, ed erano i migliori, quelli che sono considerati figurati, i migliori figurati arbitri italiani. E oltretutto questo non incide nemmeno nel futuro, perché errori così gravi costringono la Lazio a fare dei cambiamenti per domenica contro la Fiorentina. L'espulsione di Candreva non giocherà, non e ha poi il senso. Anche per i tifosi della Fiorentina la partita di Roma non è una partita da così considerare serenamente, perché come è accaduto sempre in questa stagione, all'indomani di un arbitraggio scandaloso per una delle squadre c'è la contropartita a distanza di 7 giorni, quindi chissà cosa potrà succedere domenica a Roma. Io lo dico nel bene e nel male, perché errori come quelli di ieri, dopo che tutta la settimana c'è stato l'assalto all'arma bianca a Rizzoli, che non doveva arbitrare Napoli-Juventus, è stato paracadutato al Meazza e avete visto quello come che è successo. Come se non contasse la partita di Milano. Appunto, bah, capito? Ma il fatto più grave, caro Giorgio, 90 secondi cronometrati per decidere il cartellino rosso. Roba da pazzi. E con tutto un conciliabolo molto sereno, devo dire. Sì, per carità. Stamattina ha detto: do atto alla mia squadra che ha circondato l'arbitro in maniera molto educata, perché non riuscivano a capire cosa stesse per fare e nessuno di noi l'aveva capito. Ti ricordi ieri sera? La stessa cosa che abbiamo detto ieri sera, una cosa un minuto Milano e mezzo di partita ferma. Ma io ho rivisto anche oggi 10 volte l'azione con questo il Milan. Ma è molto c'era più. Diaz che stava entrando in scivolata, quindi non c'è occasione, una chiara occasione da gol non esiste. Dov'è la chiara occasione? Non esiste. Allora questo probabilmente è calcio di rigore, non dà il calcio di rigore, dà la punizione e espelle Candreva. Siamo a livello di fantascienza. Tre errori in un'azione a sola. A livello di fantascienza. Allora voglio dire, bisogna stare un attimino tutti più tranquilli, tutti quanti, presidenti, organi di stampa, eccetera, perché tutte queste campagne che vogliono un arbitro da una parte, non lo vogliono a Napoli, allora lo mettono a Milano, cioè tutte queste cose qui non vanno bene. Si sta parlando, fra l'altro, di uno che io ho difeso a spada tratta, perché se tu vai a vedere nei siti internazionali Rizzoli viene considerato uno dei migliori, anzi forse nei primi tre arbitri a livello europeo, fra i migliori. Quindi lì si torna, e chiudo perché le partite insorgono, ha un altro problema, che un tempo, viva Dio, c'era una sola persona che decideva in campo cosa fare, nel bene e nel male, ed era l'arbitro. Ora c'è uno stuolo, una coorte di collaboratori che si mettono col microfonino
a discutere in mezzo al campo con l'arbitro. Ieri lui è stato condizionato dall'arbitro di porta, cioè dal suo collaboratore. Come è successo che Chiellini Cavani. Lui sta zitto lì con la mano sul taschino e questo gli sta spiegando cosa deve fare. Cioè non è possibile, capito? Siamo a livelli di fantascienza. E poi scusatemi, ma io voglio far rilevare come sarà un caso, ma c'è squadre che hanno un periodo migliore sotto il profilo del trattamento arbitrale e squadre che non lo hanno. Il Milan da qualche settimana a questa parte, dalla famosa vittoria con l'Udinese, rigore inesistente al 94esimo. Ma sai, io Michel, questo non lo voglio dire perché l'occasione se l'è creata il Milan. Io mi limito a constatare. Voglio dire, il Milan lì c'era, Sharawi ha scartato l'uomo e si butta verso l'area di rigore, l'occasione del Milan cade per terra. I casi sono tre: chiude gli occhi e fa finta di nulla, che secondo me alla fine passava inosservato, visto che era un minuto e mezzo partita. B, da calcio di rigore e dal giallo perché Diaz sta scivolando. Ma C, non deve fare inizia? Quello che ha fatto, ecco. Ma il fallo dove inizia? Perché ho letto sui giornali un po', secondo me fuori area. Dicono fuori area, ecco, appunto. Sì, ma può darlo rigore, capito? Può darlo, ci può stare. Può darlo. Non ci sta. L'unica area. Cosa che non ci può stare, che non c'era assolutamente, era il cartellino rosso. A livello da leggenda. Allora Vittorio, oggi ti chiediamo lo sforzo di seguire Siena Atalanta. Io infatti stavo già sopra guardando le formazioni e compagnia cantante, perché è una partita delicatissima e nella quale io credo il Siena, per la prima volta possiamo dirlo a gran voce, è il favorito di questa partita. Soprattutto